14 marzo, oggi parliamo del beato Giacomo Gusmano, un sacerdote e fondatore palermitano. La Sicilia, sappiamo, è una terra calda da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della fede. Personalità importanti hanno illuminato e riscaldato la vita religiosa, la vita di fede, anche del Novecento, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, ma basti pensare a Padre Matteo La Grua, come ha avuto un'importanza per noi esorcisti e attualmente anche Fra Benigno, no, che opera a Palermo, proprio la città dove ha operato il beato Giacomo Gusmano. Lui nasce nel 1834, quando c'era ancora il regno delle Due Sicilie, e nasce in una famiglia ricco-borghese. Rimane orfano della madre, quindi della sorella Vincenza, che lo accudisce e lo educa e lo indirizza anche sul piano spirituale. Si laurea in medicina e la sua azione è per lo più gratuita. È un vero medico dei poveri che non riesce a chiedere naturalmente il compenso alle persone che vede bisognose economicamente. E quindi tutti capiscono che egli non è fatto per fare il prete, poi lo capisce anche lui, per cui già medico entra in seminario e diventa sacerdote nel 1860, proprio in quel momento particolarmente delicato del passaggio dai vari staterelli italiani al Regno d'Italia. Proprio nei giorni in cui i 1000 sbarcavano a Marsala, ecco, lui diventava sacerdote. Continua la sua opera di carità, naturalmente a partire dalla sua ordinazione da sacerdote, e organizza varie campagne per alleviare la miseria, la povertà del popolo di Dio, sia sul piano spirituale che sul piano materiale. Durante una carestia in Sicilia, egli organizza dal suo cuore, sotto l'impulso dello Spirito Santo, viene fuori la iniziativa del boccone del povero, che continua ancora adesso e che è un po' l'antesignana di tante altre opere di carità compiute in Sicilia. Ecco, non ultima quella del caro frate Biagio, mancato da un annetto, che fu un'opera allo stesso tempo mistica e caritativa, proprio nello spirito di concretezza e di fervore religioso che è proprio del fuoco siciliano, del modo siciliano di intendere la fede. Ma il beato Giacomo Gusmano è anche un fondatore, è un fondatore per cui fonda le suore serve dei poveri e fonda i sacerdoti servi dei poveri. Queste due congregazioni sono ancora diffuse non solo nella Sicilia e nell'Italia, ma anche in molte parti del mondo, anche perché un afflato particolare del cuore del beato Giacomo Gusmano era quello missionario. Sin da bambino, quando era educato dalla sorella, egli sentiva questo slancio, questa forza, questo impulso dello spirito che lo spingeva a cercare di avvicinare chi era lontano alla fede, alla pratica religiosa, a Dio. E questo sigillo, questa caratterizzazione della sua spiritualità è rimasta poi sempre. Uomo di grande carità spirituale, oltre che materiale, muore ad appena 54 anni e lo fa in che modo? Come muore? Ecco, come tanti altri santi, cioè offrendo la loro vita per una causa,
soprannaturale, per un motivo legato alla gloria di Dio. Imperversava il colera in Sicilia ed egli cominciò a pregare: Signore, colpisci il pastore, ma risparmia le pecore. A un certo punto, giovanissimo, ecco, fu colpito dalla malattia e morì santamente il 14 di marzo 1888, dicevamo ad appena 54 anni. Beato Giacomo Cusmano, sacerdote santo, uomo di carità e di spirito mistico, prega per i sacerdoti, prega per tutti noi.